L'inverno è arrivato e dobbiamo sbrigarci a tagliare la nostra legna, ma siccome abbiamo un sacco di attrezzature, andiamo a vedere i loro nomi, come utilizzarle in base alla legna che abbiamo. Sigla. Buongiorno a tutti, raga, Lorenzo Bentivoglio dalla Contea Mezzaluna e anche se l'inverno siciliano non può mai paragonarsi all'inverno dell'Alta Italia, comunque hanno tutte e due un denominatore comune, e cioè bisogna riscaldarci. E quindi come utilizzare tutta l'attrezzatura che abbiamo nella migliore delle maniere stando attenti alla sicurezza? Andiamo a vedere attrezzo per attrezzo e andiamo anche ad utilizzarlo. Intanto mi mangio un po' di more, che non va mai male. Tutti gli elementi in un sistema hanno un significato e hanno una funzione. Intanto iniziamo a vedere che tipi di legna abbiamo. Nel corso di questi mesi abbiamo ovviamente racimolato tutta la legna che potevamo e non solo abbiamo cercato di tagliarla il più grossolanamente possibile per portarcela all'interno del nostro sito, ma dobbiamo anche capire come renderla utilizzabile, perché ovviamente una bestia del genere non la possiamo utilizzare nella nostra stufetta a legna. Intanto capiamo bene che dobbiamo suddividere il lavoro in due fasi ben distinte. Uno è il taglio di motosega e quindi portare la lunghezza dei nostri cippi a una dimensione sufficiente affinché possiamo poi spaccarli agevolmente e affinché possano entrare nello sportellino della nostra stufa o anche nel nostro camino, perché no. Una volta fatto questo dobbiamo controllare lo stato di stagionatura della nostra legna, perché ovviamente se è già secca, perché per esempio come questa qui o come questa qui sono di risulta da un incendio, saranno molto secchi, ergo saranno difficili da spaccare. Ricordiamoci che la migliore legna da spaccare è sempre quella verde, perché le sue fibre sono più molli e quindi più facilmente separabili. Una volta che il nostro legno andrà a stagionatura, ovviamente diventerà molto più duro, le sue fibre saranno molto più appiccicate fra di loro, passatemi il termine, e quindi la loro separazione con la nostra attrezzatura sarà un pochino più difficile. Ma Lorenzo, come possiamo riconoscere il livello di stagionatura di tronchi che troviamo in giro, che sono caduti o che altri hanno tagliato male, così da poter capire quanto tempo dobbiamo lasciarli nella nostra fattoria per dare il massimo dell'efficienza una volta che li andremo a utilizzare per scaldarci? Andiamo a vedere. Allora, il concetto è molto molto più semplice di quello che sembra. Più le fibre del nostro tronco sono scure, più ovviamente è pieno di acqua. Ma andiamo subito a fare un esempio. Come vedete, questo tronco che era la base dell'albero che è caduto e quindi è stato molto più a contatto con il suolo, le sue fibre sono nettamente più scure rispetto a un taglio molto più alto che invece è stato fatto a 2-3 metri dal livello del suolo, come vedete. Ergo, questo tronco, anche se andremo a spaccarlo per facilitarne la stagionatura e quindi anticipare il suo utilizzo, almeno dovrà stare nella nostra legnaia al sole ma coperto dalle intemperie per almeno 2 anni, fino ad arrivare almeno a questo colore qua. Ma Lorenzo, questo tronco possiamo utilizzarlo così com'è? Ragazzi, come vedete non è perfettamente chiaro. Ancora ha delle venature leggermente più scure e non parlo degli anni del nostro albero, ma parlo delle sfumature che si propagano da esse. Qua si vede molto meglio. Ok? Ma andiamo a vedere con ordine cosa utilizzare in base a quello che abbiamo. Non vi farò vedere come abbiamo tagliato tutti i nostri bei cippetti di legna con la motosega, perché è stato l'argomento del precedente video. Anzi, se non l'avete visto, recuperatelo qua sopra. Ma una volta tagliati e portati alle dimensioni che ci occorrono, dobbiamo agire sulla dimensione in larghezza e quindi dobbiamo spaccarli. Andiamo a vedere quale attrezzatura abbiamo e come utilizzarla. Ma prima prendetevi un minuto, raga, per iscrivervi al canale e spuntare la campanella. Inoltre valutate la possibilità di offrirci, se volete, una birra al mese, così da farci sentire il vostro sostegno e permettere alla Contea Mezzaluna e al suo canale YouTube di continuare il suo lavoro di diffusione informazioni e di sperimentazione di sistemi permaculturali in clima mediterraneo. Ma come facciamo, Lorenzo? Beh, proprio sotto al video c'è il pulsante sugli abbonamenti. Dategli un'occhiata. Bene, ciancio le bande e andiamo a prendere il nostro martello o mazza spacca legna. Beh raga, questo tipo di utensile lo utilizziamo quando dobbiamo andare a spaccare dei bei cippi grandi e soprattutto lunghi, perché ha una potenza di taglio molto molto elevata che ci serve per andare ad operare su grossi tronchi secchi e con i nodi. Andiamo a vedere.
mi raccomando, un occhio sempre alla sicurezza. E c'è una tecnica specifica per tagliare la legna per limitare al minimo i rischi. Se ve la siete persa, qua vi lascio il video. Come vedete, raga, la potenza di questo attrezzo per spaccare i legni ostici è impareggiabile. Ergo, utilizziamolo solo quando dobbiamo fare il primo taglio di grossi tronchi, belli larghi, secchi e con i nodi. Altro attrezzo che non può mancare nella nostra legnaia o falegnameria della nostra fattoria è la scure. Perché dico scure, raga? Perché questa qui non è un'ascia. L'ascia ha il taglio perpendicolare al manico. Inoltre ha il manico lungo per poter essere utilizzato con due mani. Questo tipo di attrezzo va utilizzato in tutti quei tronchi che non hanno particolari difficoltà e specialmente in quelli verdi, ma può essere utilizzata anche in quelli secchi. Andiamo a vedere. Vedete, questo tronco non ha nodi, o comunque se ce li ha molto molto piccoli, così da rendere efficace la nostra scure. Dulcis in fundo, la nostra accetta. È molto simile alla nostra scure, come potete vedere, ma a differenza di questa qui, ha il manico più corto per essere utilizzata anche con una mano. Beh, questa sinceramente la utilizziamo molto poco, visto il tipo di legname che andiamo racimolando in giro. Ma può essere utile se dovete magari tagliare dei piccoli pezzettini di legno per usarli come lenza, come scintilla per iniziare il nostro fuoco. Ma andiamo a vedere quanta legna riusciamo a tagliare. Noi continuiamo, raga, ma voi che siete arrivati fino alla fine del video abbiamo un regalo. Visto che è Natale, se volete delle tute, magliette o merchandise in generale della Contea Mezzaluna, qua sotto trovate il link del nostro negozio digitale e digitando il codice sconto CONTEA10, tutto maiuscolo, potete ottenere il 10% di sconto su tutti gli acquisti che fate. E ovviamente tutti gli acquisti che fate andranno a sostenere il nostro progetto. Lorenzo Bentivoglio vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine del video e mi raccomando, ricordiamoci, la natura non ha bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno della natura. Alla prossima, raga!